siamo poco numerosi, siamo 250.000 su 8 milioni di cristiani copto-ortodossi, su 88 milioni di cittadini, ma la Chiesa Cattolica d'Egitto è molto attiva, è molto presente e molto apprezzata. La situazione, come voi tutti sapete, è un po' difficile perché dopo la rivoluzione del 25 gennaio si sono apparse varie forze, poi ci sono delle manifestazioni continue che bloccano un po' il lavoro, hanno causato un gran danno all'economia e poi c'è la mancanza della sicurezza e c'è anche un po' l'oscurità della visione per il futuro. Tutti ricordano la tragedia della Chiesa ortodossa dei due santi a Alessandria la notte del Capodanno del 2011. Questo clima ha creato una fossa tra musulmani e cristiani che si è allargata sempre di più. Per me questa manifestazione ha un significato molteplice. Prima di tutto, in questa manifestazione liturgica e di comunione, vedo questa grandissima comunione che è al centro del mistero della Chiesa Cattolica, comunione con Cristo, comunione con il corpo di Cristo che è tutta la Chiesa universale, è qui che è rappresentata e che viva nella comunità e la congregazione di Lugano qui e questa partecipazione comunitaria. E poi ci vedo questo amore solidale e fraterno nel sostegno spirituale che la Chiesa di Svizzera offre con la preghiera e la comunione spirituale alle chiese che soffrono, siccome l'organizzazione dell'Associazione Aiuto alle Chiese che Soffre e alle chiese che vivono difficoltà e persecuzioni. Il fenomeno meraviglioso durante il primo periodo della rivoluzione è che il suo svolgimento non ha toccato il lato religioso. Al contrario, ha rinforzato i legami tra musulmani e cristiani. Si pregava nelle chiese e nelle moschee per il ritorno della pace e dell'ordine. Moltissimi cristiani e musulmani hanno vissuto insieme con uno spirito di cooperazione e di amicizia. Si sperava una nuova era di fratellanza. Purtroppo questo bel sogno non durò molto. Se a noi, come a tutti i cristiani nel mondo intero, attraverso tutti i tempi, e chiesto fedeltà che in alcune circostanze è fedeltà fino alla testimonianza, fino al dono della vita, questo si ottiene solo con la grazia di Dio. E la grazia di Dio si ottiene con la preghiera. Dunque le vostre preghiere, come stasera, come sempre, e ci è grandissimo sostegno. D'altra parte anche ci sono delle organizzazioni che mi aiutano, alla Chiesa che Soffre e altre organizzazioni che sostengono la nostra missione, il nostro ministero, le nostre chiese e che ci aiutano a compiere il nostro ruolo sia come Chiesa sia anche il nostro ruolo di costruzione del Paese.